Roma De Micheli. A margine, Presidente, dobbiamo allargare il discorso elettivo, no? Anche se qualcuno non c'è, lo Presidente Pellegrini ricordava Gino Sirci, no? Della rappresentanza di Perugia, non possono essere qua per motivi di lavoro, ma ci sono persone a cui deve qualcosa. Io volevo approfittare di questa premiazione a Verona per dire due cose. Una, che è un po' personale, ma che si ricollega anche alla presenza e al premio che prima ha ricevuto Samuele, perché io devo farlo un ringraziamento personale. Siccome prima Magri parlava di quanto sia importante per tante nazionali avere alle spalle paesi molto importanti, io credo che per i giocatori che vanno in campo, gli allenatori, sia importante avere delle società strutturate. Non è un caso che la Lega abbia fatto la scelta negli ultimi anni di fare importanti operazioni di formazione, perché se le società sono ben strutturate, la Presidente Pellegrini ne è una dimostrazione, poi dopo hanno anche dei risultati e una continuità di risultati, oltre che una capacità di attrazione degli sponsor. Beh, io per questa ragione volevo fare un ringraziamento a Guido Molinaroli, con cui ho cominciato a fare la dirigente sportiva tanti anni fa, quando Piacenza è andata in A1. Esatto, io seguivo gli sponsor all'epoca. Lo devo ringraziare perché oggi ho l'occasione di essere, spero, mi auguro per la Lega e per voi un'opportunità, perché in quegli anni ho incontrato Guido e a Piacenza, poco alla volta, con grande fatica, con grande sacrificio, abbiamo comunque costruito una società che ha dato continuità al movimento del volley nella nostra terra, che è un movimento importante in Emilia Romagna. La seconda cosa che invece volevo fare, approfittando della presenza di Verona, è chiamare qui sul palco per un saluto e per una presentazione ufficiale il consiglio di amministrazione, con il quale avrò l'onore di guidare per i prossimi due anni la Lega, consiglio d'amministrazione che ringrazio fin da ora per la grande disponibilità, segnalando che ci sono due assenti, appunto il Presidente Sirci e il Presidente Magrini, che hanno avuto impegni importanti di lavoro. Chiamo il Vicepresidente Albino Massacesi, Presidente e Presidente della Lega, Vicepresidente della Due D'Onofrio e il Consigliere Candele e Sacripanti, il Presidente Onorario Mosna. Lo dico sempre, posso dirlo anche in pubblico, Presidente, l'unico scudetto che abbiamo vinto a Piacenza l'abbiamo vinto contro Mosna. Sì, una finale del 2009. Ho fatto l'impressione di campo più bella della mia vita. E ovviamente Massimo Righi, amministratore delegato e consigliere. Ringrazio ancora la Presidente Pellegrini per il buon che mi ha fatto prima da questo palco, spero di essere all'altezza. Ancora complimenti a Verona, che abbiamo appena premiato, dove sei? Ecco qua. Grazie anche perché conoscere questi grandi sportivi del passato per me è una cosa straordinaria. Buon lavoro, in bocca al lupo, aiutiamoci, aiutateci e vedrete che saranno due anni entusiasmanti. Come fanno le squadre, esatto. Ecco, questo è il trionfo di Massimo.